Amici della scimmia, finalmente ci rivediamo, dopo un mese. Vabbè, io ho fatto delle pennelle. Comunque, iniziamo finalmente. Beh, mi sono già sbarbato, perché ho già tolto tutto, poi c'erano solo i baffi a un certo punto. Comunque, i prossimi 6-7 video, credo, miei, saranno dei video in cui parlerò delle amicizie che ho fatto in questo anno e mezzo, quasi 2 in realtà, nella rasatura tradizionale, né? E quindi oggi, quindi saranno video in cui la rasatura tradizionale in realtà c'entra ben poco, ma andrò praticamente a parlare di questi personaggi, che ho incontrato via via per la strada, e lo farò tramite i loro prodotti preferiti o tramite dei prodotti che magari lì rappresentano. Oggi iniziamo chiaramente come primo personaggio. Non potevo non iniziare da lui, il nostro amichevole Umarell di quartiere, il VDM, il sindaco, Emiliano Condina. E già sì, utilizzo questo che è il pennello che fece fare per noi due, da Highlander Brushes, Nodo da 26, body tuxedo sintetico. Allora, che dire? Diciamo che non ha avuto un anno molto bello. Sappiamo tutti cos'è successo, inutile che insomma lo dico qua. Però la mia storia, tra virgolette, con lui nasce più o meno. Bah. Mamma mia. Ah, giugno? Ah, sì. Giugno 2023, credo, una cosa simile, no? Io bazzicavo già qualche gruppo, poi entro nella scimmia della rasatura, incomincio a parlare con lui, ci scambiamo i numeri e dopo poco divento moderatore e poi, insomma, vado a trovarlo praticamente in Liguria, eccetera, eccetera. Nasce una amicizia bellissima. Io non sono una persona che crede molto nell'amicizia, perché fondamentalmente sono un solitario, un battitore libero, come si suol dire, eccetera, eccetera, no? Però, insomma, man mano che si diventa vecchi, forse si incomincia ad apprezzare di più la compagnia, di fatto, no? E quindi insomma, l'amicizia con Emiliano è qualcosa che è molto importante per me, no? E quello che è successo a lui quest'estate è stato qualcosa di bruttissimo, che ha toccato pure me, perché comunque non è stata una bella estate, no? Dovere tutte le sere, non dovere, perché non è giusto dovere, ma il chiede a tutte le sere come andava, lui che non partecipava più praticamente alla chat, eccetera, no? Era qualcosa di brutto, 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 brutto. Io ero scontento perché non riuscivo ad essergli vicino se non soltanto tramite chat. E questa cosa non era, insomma, non era bella per me. Però, insomma, in qualche modo spero di aver fatto qualcosa per lui, ecco, via. Insomma, il sindaco, padre fondatore della scimmia del neofita, anzi, perché all'inizio si chiamava così, il gruppo di Facebook, la scimmia del neofita. E quindi lui l'aveva fondamentalmente creato e poi è diventato la scimmia della rasatura, perché chiaramente dopo un anno tanto neofiti non lo eravamo più. E insomma, lui ha dei set preferiti, sicuramente sto usando uno di quelli, ma io questo set l'ho voluto usare
perché rappresenta il periodo che ha fondamentalmente passato lui, eh? E sto parlando di Inferno di Goodfellas, che tra l'altro è fantastico. Questa non è la J1, ma è la Super Tallo, quindi è un tallo vuoto. Tanta roba, mi piace molto. Ma come profumazione, invernalissimo, invernalissimo, molto caldo. Questi lini sbucciacchiati. A me ricorda Ombre Leather di Tom Ford, però vedremo. Allora, andiamo. Non utilizzo questo. Chissà se mi ricordo ancora come sono i video. Non utilizzo questo pennello da tantissimo tempo, ma oggi l'ho tirato fuori volentieri perché, insomma, è un altro simbolo della nostra amicizia, perché lui è un ligure assolutamente anomalo, eh? Mi ha regalato tante di quelle cose che voi non avete idea, eh? Ogni tanto, ah, guarda che ti mando qualcosa. E io, ma perché? Cosa mi mandi? No, 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 perché tu sei, diceva, tu sei mio socio e quindi devi essere, munito di cose. Sì, vabbè. Io poi, vabbè, io, nel mio piccolo, anch'io mandavo qualcosa, comunque quando poi dopo ci vedevamo, insomma, facevamo cose e io mandavo, portavo, eccetera. Ci si scambiava doni, da una parte all'altra. Ok, un po' d'acqua. E insomma. Oh, bello però, non è male. Sì, comunque assomiglia molto a Ombre Leather di Tom Ford, quindi c'è questa parte cuoiata, molto interessante. E molti legni ed è molto avvolgente proprio, proprio, sì, molto molto buono. E quello che dico io sempre è questo, che noi ci siamo incontrati per la prima volta a luglio 2023, no? Io tornavo dal mare e a un certo punto, insomma, avevo ancora una settimana di ferie e ho detto, ciao, andiamo via due giorni, andiamo in Liguria, no? E io, cioè, la bontà di quelle persone, cioè, il farci sentire a casa è un qualcosa di incredibile, incredibile. Perché comunque, ripeto, cioè, fondamentalmente non mi conosceva, potevo essere anche un pirla e viceversa. È così. E poi dopo lo sono andato a trovare molte volte, due, credo, due o tre, insomma, ecco. E notate che io posso dire una cosa, io mi piace guidare, sì, ma con l'età ormai per me fare viaggi lunghi per la schiena, eccetera, eccetera, è un caos, nel senso che il giorno dopo sono sempre molto sul KO andante, ma io per lui le ho fatte queste cose, perché comunque quando lo vedevo in difficoltà, eccetera, magari sacrificavo un giorno di ferie, però andavo, perché comunque l'amicizia veniva prima di tutto, e boh, e questo è il condino. Adesso chiaramente in via di recupero, ma io lo sento bene, cioè fondamentalmente sento che chiaramente ci sono momenti di sconforto, questo è ovvio, però insomma si è messo a dieta, c'è comunque la cosa, volontà di piegarsi
pian pianino ripartire, e questo è ottimo, 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 sì, questo è ottimo, e boom. E poi niente, volevo dirvi che ha più di 126 saponi. Set. 126! Madonna. La prima volta che sono andato, quando mi hanno fatto il video, non sapevo più da che parte aprire, perché ogni anta del bagnetto che aprivo scoppiava. Buff. Mamma mia, quanta roba ha preso e quanta roba prenderà. L'unica cosa su cui non andiamo d'accordo è Rocca, che io non amo, non ci ho mai avuto, quindi magari chi lo sa, potrei prenderlo, poi dopo mi piace, ma come tendenza non mi sembra per il momento raso per me, mentre lui invece lo ama. E boh. Per il resto, d'accordo su tutto, dovreste leggere le nostre chat, ragazzi, mamma mia, cioè vi spancereste dal ridere. Chat che poi dopo riflettono come intendiamo noi la rasatura tradizionale, no? E quindi l'amicizia prima di tutto, lo sfottò, il prenderci in giro bonariamente, ma poi dopo, se è comunque necessario, ritornare seri. E questa è la cosa principale. Comunque. Noi comunque l'abbiamo sempre detto, se un giorno dovesse finire tutto, ossia la rasatura, comunque sia rimarremmo noi. E questa è la cosa fondamentale. Insomma, vedremo, dai, vedremo come sarà il futuro per lui, per me, per tutti. Comunque, qui intanto io sto facendo un bel... È bello comunque questo sintetichino, non male. Allora, io prima mi sono già messo su, ma come sto facendo ormai da tutte le rasature, sto Fret Point di Extro, che è secondo me il vero capolavoro del donatore nazionale, eh? Un grandissimo prodotto. Dal nome un po' fuorviante, nel senso che io comunque me li faccio lo stesso Fret Point perché c'è una pelle non uniforme, ma amplifica tantissimo la scorrevolezza, il post rasatura ammorbidisce la pelle, no? Alexa, stop! Scusate, è partita. Ok, oh boh, dai, basta perché ragazzi, qua ho fatto. Va bene. Allora, bel montaggio. Rasoio, 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 una new entry. Poi tanto new entry non è, nel senso che il rasoio lo conosco, però volevo la versione in acciaio, che è il Sintesi, con le feather e vamos. Mamma mia, che scomodità. Ok. Ho scelto di usare questo perché lui lo ama particolarmente e io capisco. Mamma mia, che rasoio, ragazzi. Rasoio fantastico. Questo è. Un vero capolavoro di rasoio. Devo dire che la versione in acciaio amplifica ancora di più la sensazione sulla pelle di questo rasoio qua. Io c'avevo il velvet, ottimo, però la mancanza di peso ti costringeva a spingere un po', questo l'appoggi scendi. E sei a posto, eh. Mamma mia, fantastico. Comunque bella, bella sta cremina che ha fatto, comunque ragazzi, bello, bello. Ok.
Sapete che quando non parlo, perché c'è del godimento in atto. Ok, bene. Mamma mia, che roba. Poi adesso la cosa bellissima è che lui va in palestra, mi sembra, 3 volte la settimana, no? E casualmente, gli altri tre, cioè noi tre, iniziamo a parlare quando lui non c'è. E puntualmente tutte le volte arriva e ci sono 200 messaggi che deve leggere e si incazza. Vedi, red point che me li faccio sempre, ma ci sta perché c'è una pelle fatta così. E si incazza. Ok, bene. Prima passata è andata, direi. Allora, andiamo un po' a prendere un po' di roba che c'ho. Tanta roba, comunque. Bello, bello, bello. Allora, qui ne ho una che è tervata, tiro un po' fuori così almeno, voilà. Il condina, il condina. Mamma mia. Comunque è bello, questo pennello non è per niente male. Sì. Bel ciuffetto, che dovrebbe essere simile se non uguale a quello del Sagrada Famiglia, solo che questo ha il loft un pochettino più corto e quindi è super morbido. Bello, bello, sì. Non male per niente. Inebriato, inebriato da questo fantastico profumo. Ok, ora, allora. Ci metto un po' d'acqua e poi siamo a posto. Insomma, la barba me ne ricordo ancora come si fa, ma me la sono fatta, quindi non è che. Schiuma come non so che cosa. Ok. E quindi boom, e quindi niente, da un anno e mezzo, da quasi 2 anni ci sopportiamo. Secondo me, tra l'altro, posso dire che quello che stiamo facendo, tutto sommato, con il gruppo, eccetera. Sai, si prendono le cose a scherzo, però alla fine, insomma, 760 e fischia membri sul gruppo.
Rasoio pazzesco. 470 follower, 71 follower. Adesso poi magari si toglierà qualcuno sul canale. Sono già numeri. Secondo me non male, eh. Quello che doveva essere fondamentalmente uno scherzo. In realtà, non voglio dire che è una cosa seria, no, perché stiamo parlando di rasatura, però insomma. E questo sicuramente non sarebbe successo se lui non avesse creato il gruppo. E questo bisogna dirgli. E lui è il padre fondatore, quindi nonché Umarell, eccetera, eccetera. Ok, bello. Ragazzi, questo rasoio ha qualcosa di pazzesco, sì, mamma mia, ragazzi, che roba. Fantastico. Molto molto bella. Voilà. Baffetti. Con questa nostra solita tecnica slant, più su per giù, vado un po' stortino, non è che faccio il contropelo qui, perché sennò mi apro male, eh? Però. Ok, bene. Mamma mia, che piallata solita, eh. Queste sono le sbabbate che mi piacciono, senza nessun problema di sorta, veloci. Fatte bene. Allora, andiamo a prendere un po' quello che è rimasto qui, tantissimo, credo. Mamma mia. E ce lo mettiamo in faccia. Mamma mia, che roba, ragazzi. Comunque, gran saponcino, eh. Mamma mia. Sì. Gran saponcino, veramente. Non credevo. Cioè, non credevo, lo sapevo, eh. Però non me lo ricordavo, sinceramente, perché l'ho sempre usato tipo d'estate, con il caldo. Dove sì, era buono, ma forse non era appropriato, quindi non avevo ricordi così invece giusti come oggi. Eh? Inferno dei Goodfellas, insomma. Il mio desiderio è che l'inferno per Emiliano sia concluso e che inizi un periodo prospero in tutti i sensi, ma non è solo il mio di desiderio, è anche il desiderio di Domenico, di Fabio e di tutti un po' noi sul gruppo. Eh? Boh, allora ci vediamo dopo, ok? Eccoci qua. Allora, sbarbata direi che è andata benone, bello liscio, ma senza andare a cercare BBS, che chiaramente non ci interessa. Però bello ripulito. Bene. Allora,
Dunque, cosa dire? Bah, inferno veramente gran bel saponcino, eh? Questo è il tallo, è la formula super tallo dei Goodfellas. Devo dire, ottima, pelle ottima. Sì. Boh. Bene. Pennello, avete visto, ha fatto il suo, eh? Un bel ciuffetto, sì, un bel ciuffetto che funziona molto bene, devo essere sincero, molto molto bello. E beh, rasoio, mamma mia, una roba eccezionale. Veleggiava tranquillo, senza nessun problema. E soprattutto, ripeto, la versione in acciaio, secondo me, ha quel peso in più che rende ancora più profonda, secondo me, la rasatura più godibile anche secondo me. Sono i capelli, perché devo andare a fare la foto per il passaporto. Mamma mia, olà. Ciao, andiamo a metterci l'after, eh? La sciarpettina, invernale. Ma fa freddo, ragazzi, eh? Fa proprio freddo, eh? Tra qualche giorno inizia l'inverno, ma in realtà qua siamo già. Mamma mia, che roba! Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, questi after di Goodfellas sono una roba micidiale. Allora, rispetto a sapone, parte leggermente più dolce. Sì, parte un po' più dolcino, ma c'è tutta quella roba lì, quindi cuoio coiato, l'incenso, un po' i legni, lo sbruciacchiato, tanta roba, tanta roba. E questo è chiaramente, come dice il nome, aftershave parfum. Questo va tutto il giorno avanti, eh? Lenitivo giusto, no, veramente gran prodotto. Ma io, appunto, io l'ho sempre detto, io con i Goodfellas mi trovo sempre benissimo, eh? So che molti non li apprezzano, dicono che post rasatura di qui, post rasatura di lì, boh, la mia pelle li digerisce benissimo e quindi boh. Allora, finirei come regola principale per ogni video su questi miei amici che ho trovato nella rasatura tradizionale, alcuni li ho incontrati, alcuni no, la maggior parte sì, comunque in realtà. Finirei con un aggettivo che li rappresentino e che li descrivano. E nel caso di Emiliano, secondo me, l'unico aggettivo possibile per descriverlo è coraggioso. Perché quello che ha fatto lui quest'estate, voi non avete nemmeno idea di quello che ha fatto. E comunque sarà sempre un esempio nel bene e nel male. Perché comunque la dedizione, la forza di volontà che ci ha messo nello stare dietro a quello che succedeva, che in molti avrebbero detto doveva farlo, non è così scontato, secondo me. E mentre lui invece sempre, 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 tentando sempre di mantenere l'ottimismo, comunque di razionalizzare bene, sempre giusto. E lui, secondo me, questa è la sua più grande dote. Poi per certe robe gli spaccherei la testa, perché se ne esce con delle robe che voi non avete nemmeno idea. Io non. Boh, certe volte rimango di sasso, però. Vabbè, dai, grande Emiliano, ti si vuole bene, ti vogliamo tutti bene. Il 2025 non potrà essere peggiore del 2024, mettiamola così, perché non è possibile, e di conseguenza. Alla prossima. Prossima rasatura, il prossimo personaggio sarà siciliano, ha un canale.
con 1500 passa iscritti, non sa montare il sapone, secondo me, io anche detto, se mi sono ridere, credo che sia tipo Sifu Sensei di qualsiasi arte marziale nel mondo. Sto parlando proprio di lui, Nico Spinella. Ah, ciao. Ah, ciao.